su un ring di Buenos Aires, un incontro a sensazione. Il campione argentino dei Welters, Federico Thompson, ha sfidato il campione mondiale della categoria, Don Jordan. Il titolo non è in palio. All'inizio i due avversari appaiono un po' esitanti. Poi Thompson deve subire gli attacchi dell'avversario. Resiste bene e incassa meglio. Anzi, tra lo stupore degli spettatori passa al contrattacco e riesce anche a mettere in difficoltà l'avversario. Don Jordan nel quarto round vuole imporsi di forza. Thompson resiste bene alle scariche del campione mondiale. Lo coglie d'improvviso con un sinistro, lo scaraventa a terra. Don Jordan, campione del mondo, morde la polvere. Tenta di rialzarsi, ma i secondi passano inesorabili. Per sua fortuna il titolo non era in palio, non si rialza più. Per Thompson la candidatura a mondiale. Questa volta abbiamo scelto per voi l'attaccante della Fiorentina, Francisco Ramón Loiacono, che porta sulla maglia il numero 8. È un oriundo, nato in Argentina. Ha 24 anni, è alto 1,75 m, pesa 72 kg, è sposato. È costato una sessantina di milioni. È venuto in Italia 3 anni fa per giocare da centravanti nell'Ane Rossi di Vicenza. Passato alla Fiorentina, gradualmente si è abituato a giocare da interno. Regista della manovra d'attacco nella sua squadra, lo è diventato anche in nazionale. Ha conservato tuttavia i suoi felici spunti a rete e quei suoi tiri scagliati spesso da fuori area che sono imprendibili per i portieri. Non teme il contatto con l'uomo. Si è anche abituato a muoversi bene sul fango. È un elemento preziosissimo nell'economia di un incontro. E quando gli salta è anche un po' cattivello. Lo judo è arrivato anche in Polonia e siamo già al primo campionato nazionale di questo sport che gli spagnoli hanno ribattezzato maniera morbida. Gli incontri sono particolarmente accaniti perché tutti vorrebbero essere i primi a conquistare il primo titolo. Talvolta restano aggrovigliati e finiscono fuori del tappeto. Li riportano al centro intrecciati com'erano e ridanno loro il via. Finalmente si sono sciolti e riprendono la lotta. Il primo titolo è assegnato. Anche le donne polacche si sono entusiasmate di questo sport, che però non praticano troppo come in maniera morbida. Guarda un po' come trattano gli uomini. Tra donne poi nessun complimento, la morbidezza scompare, si sentono sesso forte.